Ciao ragazzi, ci sacca in bella via. Allora, ieri conferenza stampa del presidente di presentazione delle nuove maglie. Devo dire che a un primo impatto le nuove maglie non mi erano tanto piaciute, però poi guardandole meglio sono belle. Sono belle, soprattutto la maglia home, che rimane sempre la mia preferita. È bella e credo che quest'anno la prenderò. A maggior ragione perché è stato presentato questo nuovo sponsor sportivo, c'è cioè uno sponsor che ha fatto propriamente le maglie, che è una R, che è un'azienda italiana che produce tessuti da materiali italiani. E quindi diventa ancora più interessante comprarsi la maglietta, che non viene dai soliti circuiti asiatici. E questo ci piace dare una mano all'Italia, no? È una cosa che ci piace. E fra l'altro bisogna anche annoverare il plauso che è arrivato a De Laurentiis per come gestisce il Bari da grossi industriali come Casillo sponsor e come una R. Non è da sottovalutare questo aspetto, eh? Casillo che fa i complimenti per una gestione esemplare, ha detto, della società Bari. Quindi vuol dire che la società è verde, è viva, è gestita bene. E forse ci sono anche delle piccole critiche alle gestioni passate. Per chi vuole capire. La prima domanda l'ha fatta Tamborra di Telebari, giornalista famoso a Bari del mondo calcio Bari, che ha fatto una domanda che ha fatto un po' cadere le braccia a Casillo, chiedendo in pratica comprerete il Bari un giorno. E Casillo gli ha detto, ma tutte sei pure un giornalista che è interessante ascoltare, ma tutte le domande, tutti gli anni la stessa domanda fai. Quindi diciamo che Tambor ha fatto questa figura un po' strana, no? Salomone ha fatto una domanda sibillina. Il presidente non lo vede di buon occhio perché Salomone a volte sembra che critichi a prescindere. Forse dimentica le gestioni passate del Bari, perché forse è rimasto legato al 2007-2008, la stagione con Conte, ma sono passati quasi 20 anni da quel 2007. Salomone, 20 anni, non 10. Già 10 sono tanti, già 10 è un bel pezzo di vita, un bel pezzo di storia. Figurati 20, è rimasto legato al 2007-2008 con Conte e va bene, è stato Conte, c'era Bonucci, c'era Ranocchia. Ho fatto una domanda sibillina sul fatto di tenere i colori della Bari, della maglietta, rispettare i colori, che i colori comunque vengono sempre rispettati perché bianco-rosso è, se non vogliamo fare tanto i precisi, quelli sui colori. E la maglietta dell'anno scorso era bellissima, bellissima, bellissima. Bisogna anche un po' rispettare la modernità, quello che dice il mercato, i social. Ho capito mantenere tradizioni, ma anche un po', cioè, vedere quello che succede nel mondo non farebbe male. E poi ha chiesto, ah, se arriveranno i giocatori, perché il presidente ha detto che entro domani arrivano 3-4 giocatori. E il presidente ha detto, vabbè, vediamo, dovrebbero essere addirittura d'arrivo, però poi nel mercato non si sa mai, no? Non si sa mai. Questa è una bella notizia per i tifosi del Bari, vuol dire che il Bari c'è, esiste, è vivo, è gestito bene. L'anno scorso, sì, uno dice, il presidente ha avuto anche delle parole per Polito, perché ha detto che era l'unico, il primo artefice, ma sono parole che giustamente il presidente, secondo me è un uomo di cultura, il presidente del Bari, è un uomo molto capace. Comunque lasciamo perdere giudizi personali che sono fondati solo su quello che sento, naturalmente. Però è una persona con dei valori, una persona di livello. Persona di livello. Lasciamo stare i campanilismi, lasciamo stare.
Vabbè, allora, un insight dunque è questo, che è il presidente è stimato da imprenditori di settore, di livello. La seconda notizia è che Partipilo costa tanto. Vuole tanti soldi Partipilo. Partipilo non è che ti svolta la stagione, ragazzi, eh? È un ottimo gregario d'attacco, perché gioca ad esterno, è bravo col sinistro, è un bel esterno destro, ma non è che con Partipilo, non è che Foloruscio, che veramente svoltava la squadra, Foloruscio ha svoltato la squadra, o che Dira, che veramente hanno fatto una domanda, ma a noi Bari manca da molti anni un centravanti, ma che Dira, già ve lo siete dimenticato, che ha fatto capo con noi in Serie B, oh, sveglia? Quindi Partipilo, sì, tutto quello che vuoi, Partipilo, però ti devi un attimo adattare, non sei che Dira, cioè non sei Coda, che dici minchia prendo Coda, fa 20 gol all'anno in B, cioè 15-20 gol, no? Quindi Partipilo, puoi venire a Bari, sarai un importante piedino in attacco, sperando che giochi sempre, perché poi sappiamo com'è la B, che magari un piccolo infortunio, incrociando le dita naturalmente. Però mo ci dobbiamo dare una mossa. Mo ci dobbiamo dare una mossa. Vediamo chi arriva oggi, dovrebbe arrivare Ciaia, non so se è ufficiale. Poi il portiere dovrebbe arrivare, Stankovic. Poi si parla di Compagnon. Vediamo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questa è una bella via, cheers.